Ecco, ci troviamo all'interno della scuola professionale Lepido Rocco di Caorle. Tra poco vedremo anche, insomma, gli studenti al lavoro, ma è doveroso anche introdurre la direttrice dell'istituto professionale di Caorle, Valentina Bellacima. Grazie per essere in nostra compagnia, ovviamente. Ecco, nell'incipit di questo speciale siamo partiti da una considerazione: l'Italia deve ripartire dai propri punti di forza. Ecco, tra i punti di forza più importanti ci sono sicuramente quelli legati al tema dell'enogastronomia, e tra poco, insomma, ne avremo anche una riprova. Che cosa ne pensa, e soprattutto un settore come l'enogastronomia, che come tanti altri è in difficoltà a livello nazionale, con quali forze dovrà ripartire in un domani che ormai è imminente, perché fortunatamente si comincia a vedere la luce in fondo al tunnel di questa pandemia? Direttrice. Bene, ben trovati a tutti innanzitutto, e grazie per questa opportunità per dare un input positivo, appunto, e di rinascita in questo, di questo settore. È innegabile che la crisi del settore è una crisi che abbraccia un po' tutte le professioni, e non esclusa la nostra ovviamente, però direi che è un punto di partenza molto forte. Perché? Perché l'Italia è appunto una potenza a livello di cultura, turismo, enogastronomia, quindi cosa dobbiamo fare in questo momento? Sicuramente rilanciare un settore del quale siamo leader. L'Italia è un paese riconosciuto a livello nazionale per la europeo per la sicurezza alimentare. Ha la leadership nel biologico, abbiamo centinaia di aziende che producono prodotti alimentari, IGP, DOP, una quantità altissima anche di vini. Quindi da cosa dobbiamo partire? Ripartire dalla italianità che noi cerchiamo e che il mondo cerca. I nostri prodotti sono non solo ricercati nel mondo, ma anche da noi italiani stessi. Quando andiamo a fare la spesa nei supermercati, cerchiamo il prodotto 100% italiano. Perché facciamo questo? Perché siamo sicuri di quello che noi stiamo producendo. Nella scuola questa è la nostra missione, quindi puntare molto alla qualificazione, alle risorse che sono i giovani in primis, e alle risorse concrete del territorio, valorizzandole e facendolo diventare l'eccellenza. Ecco, a proposito di valorizzazione, uno dei temi fondamentali è quello proprio della valorizzazione professionale. Ci troviamo in un punto che, diciamo così, formerà anche i lavoratori del domani in un settore strategico a livello nazionale come questo. Come si sviluppa il modus operandi proprio all'interno della struttura, e come si valorizza la formazione professionale? Allora, io in special modo lavoro in questo settore da ormai circa 20 anni e credo tantissimo nella formazione professionale. Perché questo? Perché ci sono il saper fare, perché secondo me il saper fare è un'abilità importantissima che è abbinata al sapere, quindi alla cultura, dà al professionista, operatore enogastronomico, la possibilità di diventare un vero e proprio professionista. Quindi la chiave della formazione professionale è riuscire a conciliare questo binomio che è la tecnica e è anche la cultura, per poter dare l'ospitalità, per poter dare l'accoglienza a chi dovrà far ripartire la nostra economia proprio dall'enogastronomia. L'Italia è ricca di cultura e beni ambientali come abbiamo noi, con le nostre città, Venezia, Roma, ma tantissime altre bellezze architettoniche, non può che puntare sull'accoglienza del cliente, sull'enogastronomia, e valorizzarla al massimo. A scuola cosa facciamo? A scuola mettiamo gli ingredienti che secondo noi rendono accattivante questo settore, quindi sicuramente la passione, sicuramente la conoscenza tecnica, sicuramente l'amore con cui tutto il corpo insegnanti utilizza appunto per fare in modo che l'allievo possa prendere tutti questi ingredienti e farne un progetto di vita e professionale
vincente. Ecco, alberghiero, operatore tecnico, sala e bar, un po' tutto il mondo dell'enogastronomia viene coinvolto nel percorso professionale che direttrice riguarda, se non erro, ragazzi e ragazze dai 14 ai 18 anni. Sì, allora la nostra è una scuola professionale finanziata dalla Regione Veneto e dal Fondo Sociale Europeo. Hanno accesso allievi, ragazzi che vanno dai 14 ai 18 anni in assolvimento all'obbligo istruzione dall'obbligo scolastico al diritto dovere all'istruzione. Questi ragazzi entrano in prima, in primo e secondo anno il biennio è comune, quindi impareranno tutte le tecniche base dei tre settori, cucina, sala e bar. Alla fine del secondo anno svilupperanno la loro professione che in questi due anni hanno deciso di portare avanti, quindi sceglieranno se saranno degli operatori di cucina o degli operatori del settore sala bar. Ecco, anche l'Europa in qualche modo è coinvolta, perché ci sono anche, insomma, degli incentivi che arrivano proprio dall'Europa per formare queste figure professionali. Sì, c'è questo finanziamento europeo, anche perché ovviamente i corsi, essendo in diritto dovere, sono corsi gratuiti, quindi abbiamo questo duplice finanziamento. La nostra è una fondazione, la Fondazione Lepido Rocco ovviamente, e usufruisce di questi finanziamenti per poter offrire la formazione scolastica a tutti gli allievi gratuitamente, come tutte le altre scuole statali. Il percorso è triennale, dicevo, ma si può sviluppare anche un quarto anno. Un quarto anno è un diploma, quindi non è più solamente un operatore, ma è un tecnico della ristorazione, e normalmente sviluppiamo un quarto anno duale, che vuol dire che i ragazzi sviluppano molte abilità per metà dell'arco dell'anno in alternanza scuola-lavoro, quindi presso le aziende sviluppano circa la metà delle ore scolastiche. Ecco, prima direttrice, quando citava il Made in Italy, l'italianità, mi veniva in mente che ci troviamo a Caorle, nella patria del pesce, insieme a tante altre località del Veneto orientale e della Venezia orientale. Ecco, è chiaro che immagino che anche da un punto di vista legato alla specificità culinaria del pesce, qui alla Lepido Rocco, insomma, c'è un occhio di riguardo, credo, anche per tante pietanze che sono amate dai residenti, ma anche dai milioni e milioni di turisti che vengono su queste spiagge tutti gli anni. Allora, la nostra collocazione ovviamente favorisce la conoscenza dei prodotti tipici che partono da Caorle per poi ampliarsi nella provincia, regione e nazione. Quindi Caorle è particolarmente ricco, essendo sul litorale, di questo prodotto di eccellenti qualità ricercato in tutto il territorio italiano, dove si può sviluppare al meglio, con le conoscenze e le abilità tecniche, si può esaltare al meglio le caratteristiche del prodotto. Noi lavoriamo molto a stretto contatto anche con le associazioni di categoria, e tra questi metto anche le associazioni legate alla pesca, quindi abbiamo delle convenzioni con le realtà locali, pescatori, gruppi di pescatori locali, dove abbiamo la possibilità, con la quale abbiamo la possibilità di acquistare ovviamente in forma concordata il pescato di Caorle. Ma come il pescato di Caorle abbiamo tantissimi altri prodotti dell'entroterra vicina, molto importanti, anche come materie prime, se penso al riso che si produce a pochi chilometri da Caorle. Noi abbiamo anche qui stipulato degli accordi e siamo all'interno di un progetto che si chiama Terre di Caorle, che tende proprio a promuovere tutti i prodotti tipici della zona. Un progetto che, insomma, abbiamo avuto anche modo di così conoscere, lo faremo anche nella nostra emittente televisiva nel corso delle prossime settimane, che valorizza davvero i tanti temi, i percorsi ciclabili, la storia, la cultura e ovviamente la gastronomia che riguarda Caorle. Ecco, a proposito di alimenti, quali sono gli ingredienti, utilizziamo questa metafora, che voi cercate, insomma, di far entrare negli alunni e insomma in tutti coloro i quali approcciano a questo percorso formativo? Allora, al di là di parlare dello stretto programma didattico, che prevede ovviamente le conoscenze tecniche e culturali delle materie, ma secondo me
Quello che dico sempre è che molto dipende da come noi insegnanti ci rapportiamo agli allievi. Se nel nostro modo di insegnare inseriamo tanta passione, tanto amore, tanta professionalità e tanta dedizione, perché ne serve veramente tanta, direi che l'allievo è formato e pronto per affrontare non solamente un progetto di vita professionale, ma anche proprio un progetto di vita generale. Quindi anche la parte educativa che noi sviluppiamo all'interno dei percorsi professionali è molto 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 importante. Ecco, se non erro c'è anche un tema che è quello del convitto di Caorle, che entra anche a far parte un po' della vita della scuola. Esattamente, allora avendo una scuola di piccole dimensioni, perché comunque è una scuola contenuta, riusciamo a offrire anche un servizio che secondo me è molto importante per i ragazzi che scelgono questo percorso, che è il servizio del convitto. Quindi la scuola ha a 300 metri da questa sede un albergo a tutti gli effetti che durante il periodo scolastico dà la possibilità ai nostri ragazzi di fermarsi a dormire e quindi di fare un'esperienza di vita completa. L'atmosfera è, sottolineo, familiare, perché i ragazzi sono massimo 80 di capienza, quindi 80 ragazzi in convitto e 4 educatori. Gli educatori chi sono? Sono le persone che poi accompagnano questi ragazzi nel loro percorso di crescita. Quindi avere delle guide che non sono solo familiari, ma sono anche persone che possono essere amici, che possono essere maestri di vita, che possono essere anche il padre o la madre che in quel momento non hai. Quindi l'esperienza convittuale forma a 360 gradi l'allievo, veramente. Quindi quando escono dopo questa esperienza triennale, direi che sono delle personcine pronte per allontanarsi da casa e per fare la loro strada, per intraprendere la loro carriera. Ecco, direttrice Bellacima, uno insomma dei tanti temi anche in apertura di speciale è stato quello legato al coronavirus, un settore come ovviamente quello dell'enogastronomia che rispetto anche a tanti altri si è fermato solo tecnicamente, momentaneamente, ma in realtà da un punto di vista della formazione, della cultura, e questa neanche la riprova, ha continuato, no? A crescere e a formare i ragazzi. Quando tutto questo sarà finito, perché insomma probabilmente ci così addentriamo verso la fine di questo incubo, l'enogastronomia da dove ripartirà e insomma come continuerà? Allora, l'enogastronomia continuerà e ripartirà a mio avviso molto bene. Noi abbiamo affiancato i nostri ragazzi sempre durante questo periodo di pandemia attraverso l'utilizzo dei laboratori, quindi non abbiamo mai, tra virgolette, smesso di far esercitare i ragazzi. È ovvio che questo crea e ha creato maggiore impegno da parte nostra, anche per esempio riformulando molto più frequentemente l'orario della presenza dei ragazzi a scuola, facendo i turni nei laboratori. E attraverso invece il supporto delle aziende abbiamo potuto usufruire della possibilità dello stage con le attività di asporto, che purtroppo erano rimaste solamente queste in questo momento aperte, ma abbiamo comunque sviluppato un mese di stage per le seconde e 2 mesi di stage per il terzo anno. Quindi come ripartirà? Per quanto riguarda la scuola non ci siamo mai fermati, dico che i ragazzi sono pronti e lo conferma il fatto, la richiesta è altissima, perché lo conferma il fatto che l'incontro tra associazioni degli albergatori, Confcommercio e scuola, c'è un continuo dialogo e una continua richiesta. Quindi l'occupazione, a mio avviso, non ha nessun tipo di problema in questo momento, soprattutto, forse lo dico, perché il litorale è particolarmente propositivo. Ecco, adesso vedremo anche proprio con mano come viene eseguita, come viene realizzata, sì. Un momento, diciamo così, di ordinaria professionalità qui alla Lepidolocro. Grazie direttrice. Daniele Copat è uno studente di Pordenone, sì. Del quarto anno,
a cui chiediamo insomma innanzitutto l'esperienza come convittuale, ma anche che cosa fate in cucina, perché questo è anche il bello, Daniele. Buongiorno, sono Daniele. Il nostro compito quest'anno in cucina è cercare di imparare il più possibile, trovando gusti e tecniche, cercare di unire il tutto per completare un piatto che sia buono e soprattutto bello anche. Ecco, assieme a te ovviamente ci sono anche dei tuoi compagni, immagino con i quali studiate, no? Anche delle, sì, delle pietanze da poter mettere in atto. Infatti in cucina siamo un gruppo unico che viene separato per fare ogni piatto, per far sì che ognuno metta del suo in ogni piatto e si completi il menù. Ecco, qual è l'esperienza che ti senti di dire, di fornire, insomma, dopo diversi anni che ovviamente hai avuto questo approccio professionale? Boh, è un anno molto bello perché si imparano molte cose, si impara tecniche nuove, gusti e abbinamenti diversi dal solito e ci si spinge su un po' più nell'ambito della cucina. Ecco, so che avete costruito un percorso gourmet. Sì. Di cosa si tratta? Il percorso gourmet è un percorso che viene fatto per avere un'esperienza completa di un menù, dei sapori che si vuole far passare a un cliente. Ecco, quali sono, questa è anche l'ultima domanda, i piatti che, diciamo, secondo ovviamente la tua opinione, sono quelli che più valorizzano la scuola? Boh, i piatti della regione Veneto, essendo comunque in Veneto e cercando lo scopo di valorizzare i prodotti tipici, cioè stiamo cercando di valorizzare i prodotti tipici, sì. Ecco, con Melissa parliamo invece del settore legato al bar, quali sono le attività che fate? Allora, quest'anno stiamo affrontando il mondo dello snack, che è un'importante realtà nella ristorazione moderna. E abbiamo iniziato con lo studio delle varie attrezzature, poi con la preparazione della linea e poi la preparazione diretta degli snack, che sono stati i club sandwich, dopo le piadine farcite, e i toast e vari stuzzichini. Ecco, poi immagino ci siano anche altre componenti, no? Immagino anche legate al settore delle bevande. Sì. In questo anche senso, quali sono le principali, insomma, attività? Gli aperitivi e caffetteria. Immagino che l'aperitivo veneziano abbia un occhio di riguardo. Sì. Ecco, Andrea si occupa invece del settore sala, ecco, raccontaci insomma la tua esperienza e anche l'attività che mettete in atto. Allora, io frequento la quarta della scuola Lepidorocco di Caorle, dove appunto ho deciso di continuare gli studi perché vorrei ampliare le mie conoscenze e per così migliorare la mia autonomia, la mia professionalità, in modo tale da poter entrare un domani nel mondo del lavoro e magari avere anche la mia carriera. I primi 3 anni, i quali poi ci porteranno ad avere la qualifica, siamo andati ad approfondire di più gli aspetti riguardanti la base della sala, quindi andando a studiare tutte le attrezzature e le varie tecniche di servizio, poi come si prepara una corretta mise en place e appunto i vari stili di servizio e poi come si accoglie il cliente, perché ovviamente per noi è il protagonista più importante. Invece il quarto anno andiamo di più a soffermarci sugli aspetti importanti della sala, quindi sull'enologia, quindi lo studio dei vini e come poterli abbinare con le pietanze e successivamente anche servizi più importanti, quindi gli servizi principali come per esempio la sfilettatura del pesce, il trancio delle carni, il taglio della frutta e la lampada, che sono tutti dei servizi che andiamo a fare direttamente davanti cliente e spero che insomma tutte le cose che sto studiando e che sto imparando mi possano servire un domani per entrare nel mondo del lavoro. Ecco, un'operatrice in questo senso a 360 gradi. Immagino che per quanto riguarda i vini e il settore enologico ci sia molto da imparare, ma sia anche bello poi trasmetterlo al cliente che è seduto a tavola. Esatto, perché ovviamente noi andiamo a imparare la storia e poi possiamo anche passarla al cliente, così si amplia anche lui le sue conoscenze.
Fondazione Lepidorocco è stata, la nostra scuola professionale è stata fondata nel 1905, per cui abbiamo una lunga tradizione di attività formative alle spalle e il nostro ruolo è appunto quello di trasmettere saperi che con le generazioni si sono sedimentati nel nostro territorio e naturalmente di innovare secondo delle novità che periodo per periodo naturalmente si trovano nella nostra scuola, insomma, ecco, quindi. Come sarà l'enogastronomia del domani? L'enogastronomia del domani naturalmente il primo obiettivo è quello di uscire da una situazione d'impasse che il Covid naturalmente ha imposto al settore turistico alberghiero e quindi sarà naturalmente una sfida molto importante, però siamo convinti che le eccellenze del nostro territorio potranno dare quella spinta propositiva di ripresa importante per l'economia naturalmente della nostra terra. Ecco, la Costa Veneta fa oltre 30 milioni di turisti ogni estate. Oggi ci troviamo a Caorle, una insomma, delle località più amate dai turisti, non solo italiani ma anche residenti all'estero. L'enogastronomia è di fatto anche una delle ragioni per le quali i turisti vengono qui ogni anno. È bello anche di saper tramandare magari le pietanze e i sapori di un tempo anche al turista ma anche agli allievi del domani. Certo, è uno degli obiettivi principali del nostro quarto anno in maniera particolare, laddove si studia la storia delle pietanze che hanno caratterizzato il nostro territorio e attraverso lo studio poi si aggiungono tutti gli elementi di novità che fanno stare le pietanze d'un tempo al passo con la nuova realtà. Quindi tradizione e innovazione insieme legati. Qui siamo a Caorle, quello che naturalmente è conosciuta come la piccola Venezia, no? Ecco, siamo particolarmente fieri e orgogliosi di essere in questo territorio e naturalmente abbiamo un occhio di riguardo per tutto ciò che riguarda la gastronomia ittica in sostanza, che è l'aspetto principale di questa località.